This land is your land, this land is my land. From California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me. Gli americani sono 200 milioni. Ogni 3 persone adulte si vende un giornale, locale o nazionale. I grandi settimanali tirano dagli 8 ai 10 milioni di copie. Per una buona serata televisiva si calcola che vi siano 30-35 milioni di spettatori di fronte ai teleschermi. Ma se il presidente parla al paese o se viene trasmesso un grande avvenimento politico, si possono avere fino a 40 milioni di persone contemporaneamente in ascolto. Il pubblico più numeroso che sia mai esistito al mondo. Comprare almeno un giornale è un fatto abituale per tutti. Quasi il 60% degli americani compra o legge più di un giornale ogni giorno. A scuola si insegna a leggere i giornali e a distinguere fra informazioni, opinioni e commenti, come si insegnano le materie tradizionali. Su questo pubblico sterminato giunge dunque continuamente una pioggia fitta di informazioni e opinioni attraverso il colossale strumento dei grandi organi di informazione. La nostra inchiesta comincia di qui, da questo aspetto della pubblica opinione in America. Chi fa i grandi giornali? Come li fa? A chi si rivolge facendoli? Con quale intento e con quali strumenti? Fra i grandi settimanali americani noti in tutto il mondo, Newsweek è uno dei più prestigiosi. Kernit Lesner è il direttore. La formula del nostro giornale è nota. È la celebre formula del giornalismo americano più moderno. Di che cosa si occupa un settimanale come Newsweek? Di tutto. Sono certo che nessuno di voi prenderà alla lettera questa mia affermazione. Noi facciamo le nostre scelte e abbiamo le nostre preferenze, come ogni pubblicazione, ogni gruppo e ogni individuo. Ma quando dico tutto, cerco effettivamente di indicare un'aspirazione reale e sincera del nostro tipo di pubblicazione. Noi vorremmo essere un inventario quanto più aperto e fedele possibile alle cose che accadono nel mondo. Questo è appunto il problema del giornalismo moderno. Questa macchina da presa che ho qui davanti a me e che mi sta filmando in questo momento mi ricorda la più grande e temibile dei concorrenti, la televisione. I mezzi moderni non solo stabiliscono un contatto più rapido, ma anche più vasto. Il numero e il tipo delle notizie cresce e cambia continuamente. Ma resta la necessità e anche il piacere di andarsi a rivedere le cose per iscritto, messe in ordine, ridotte all'essenziale, catalogate con una certa esattezza e la maggior cura possibile. Un inventario, un catalogo se possibile accurato, un indice degli uomini e delle loro azioni belle e brutte, pratiche e artistiche, reali e inventate nell'arco dei 7 giorni. Ecco il nostro giornale Newsweek. A noi servono dalle 70.000 alle 80.000 parole per ogni copia del giornale. 70 o 80.000 parole per raccontare 7 giorni di vita dell'umanità, dalla politica ai libri, dai problemi dei ragazzi alla medicina, dal teatro alle scoperte sulla intelligenza dei delfini. 70.000 parole non sono moltissime, voglio dire a chi già conosce il nostro tipo di pubblicazione. Anche se andate in una qualunque edicola, Newsweek si trova anche in Italia, vedrete che non è un volume, ma solo un fascicoletto. Allora vi rendete conto subito che il nostro problema è lo spazio, il modo di riassumere i fatti, il taglio di questi fatti e naturalmente il modo di sceglierli. Se mi fermo qui, la vostra impressione è bella e fatta. Penserete che siamo una clinica, una serie di corridoi tutti bianchi, con gente impassibile in camice bianco che taglia e cuce con indifferenza sui materiali della vita. Contro quest'idea vi ho già messo in guardia al principio. Come ogni essere umano che ha le sue preferenze e i suoi interessi, noi facciamo le nostre scelte e abbiamo le nostre inclinazioni. Questo avviene perché è impossibile non sviluppare certi argomenti più a fondo e anche perché, questo è il secondo grande argomento, perché il nostro vero concorrente non è un altro giornale che dà un'altra notizia, ma la noia e il disinteresse della gente.
A questo punto, per un direttore di giornale, viene la domanda più difficile di tutte. In che modo vi tenete in contatto con l'opinione della gente, voi che quella opinione la formate? Come fate ad essere sicuri di avere un dialogo aperto, libero, alla pari? Come fa la gente a dirvi il suo orientamento, a proporvi le sue scelte? Bene, ci sono tanti modi. Uno è la sensibilità e l'esperienza, l'altro le statistiche e i sondaggi di opinione. Il terzo e il più grande di tutti è la vendita. Noi vendiamo molto e dunque diciamo, la gente apprezza le nostre scelte. La verità è che questo mestiere difficile nel quale si influenzano la vita e il modo di pensare di milioni di persone non ha trovato fino ad ora nessuna garanzia migliore di questa sola. La coscienza di chi ha fra le mani uno strumento tanto potente. Il cinema realistico americano dell'immediato dopoguerra ci ha drammaticamente abituato, anche in modo visivo, spettacolare, a questa idea. L'enorme importanza del grande giornale sull'opinione pubblica, per il bene o per il male, la potenza, la pressione, la capacità di livellare e di uniformare, di far pensare allo stesso modo, nello stesso momento, le folle di tutta una città o di tutto uno stato o di tutto un paese. I sociologi come David Riesman, gli scrittori come MacDonald, ma anche Steinbeck, ma anche Hemingway, hanno tante volte puntato l'indice contro il colosso dei grandi giornali e li hanno accusati. Voi siete responsabili di sopprimere ogni giorno di più le differenze fra uomo e uomo, fra coscienza e coscienza, fra opinione e opinione. Ma forse, nella loro civile preoccupazione, hanno dimenticato quest'altro aspetto. Una informazione vasta, penetrante, continua, è il primo grande atto di liberazione che la civiltà di massa possa operare sulle persone, per renderle capaci di giudicare, di criticare, di discutere. Ma poi c'è quest'altra faccia, altrettanto tipica, altrettanto radicata nella civiltà americana. L'uomo solo, ostinato e attivo, o il piccolo gruppo, che non cede le armi alla grande organizzazione. Siamo andati in una piccola città americana a cercare il vecchio fenomeno e lo abbiamo trovato. Un uomo solo, senza mezzi, alla buona, aiutato dai suoi amici, ha deciso che tutto quello che la grande macchina delle informazioni poteva fare per lui, tonnellate di carta, milioni di parole, infinite immagini e fotografie, tuttavia non bastava. Gli dava la fastidiosa impressione di non potersi esprimere, di non poter dire con altrettanta chiarezza, anche se con mezzi più modesti, la sua opinione. It's time to hit the hills again, just like a rolling stone, yeah. I'll climb your mountains, I'll plow your fields. I'll pick the apple at your orchard yields. I'll work your factories wherever they may be. In any town or country where a man walks free. Well, so much for my story, I guess I've had my say. It's time this weary traveling man went traveling on his way. To smile and tip your hat if you see me coming around. In any town or country, country or town now. I'll climb your mountain, I'll climb your field. È il caso del signor Max Scher,
perché esattamente come in tante storie americane, esattamente come in decine di migliaia di piccole comunità sparse in tutto il continente americano, ha voluto radunare le poche forze disponibili per dare la sua risposta ai fatti di tutti i giorni e alla pressione immensa e meccanica delle notizie. C'era un gran bisogno di un giornale come il mio in questa piccola comunità. Poi, intendiamoci, non è che la gente venisse sotto le mie finestre a gridare «Signor Scheer, ci faccia un giornale, quelli che abbiamo non vanno bene». E non è neanche vero che gli altri giornali non vadano bene. Ma sono delle cose immense. Sono come dei dischi volanti carichi di interessi che passano sulle nostre teste di piccola gente e svolazzano da un punto all'altro di una realtà che hanno scelto loro, non noi. Così mi sono detto, perché non fare un giornale nostro, un giornale fatto da noi, nella nostra comunità, scritto da noi e letto da noi? Io avevo un po' di soldi da parte, un po' di tempo libero e mi sono detto, lo faccio io questo giornale, perché no? Allora sono venuti in tanti a mettermi in guardia. Ma non hai tutti i servizi di informazione, mi dicevano. Non puoi sapere le cose prima che accadano, non puoi dare prima degli altri la notizia sensazionale. E io a rispondere. Ma il giornalismo non è più tutte queste cose. Questo andava bene per i reporters con il bavero rialzato, la pipa, che volavano pericolosamente verso Shanghai su un aereo a doppia ala per scoprire cose che nessuno poteva sapere se non andava laggiù. Adesso, dal più al meno, sappiamo tutto di tutti. E non è l'ansia di sapere di più che ci fa stare inquieti, ma il bisogno che qualcuno parli il nostro linguaggio stando vicino a noi e spiegandoci un po' che cosa sono tutte queste cose che accadono. Poi mi hanno detto, ragazzo mio, con quello che costa un giornale non ce la farai mai. E allora abbiamo messo insieme questa piccola impresa di famiglia. Tutti danno una mano. Mio figlio che studia all'università, due suoi amici, mia moglie e persino la bambina. Abbiamo liberato una stanza mettendo le bambine di sopra e qui abbiamo fatto la redazione. Per prima cosa ci siamo detti, niente concorrenza ai grandi giornali, sarebbe stupido, e anche niente pretesa di essere imparziali. Proprio perché siamo piccoli, il nostro, oltre che un giornale di fatti e di notizie locali, è e deve essere un giornale di opinioni. I miei azionisti sono tutti distribuiti fra questa camera, il corridoio, la scala e la cucina. E mi è molto facile fare una riunione e discutere con loro la linea del giornale. A patto di fare tutto da soli, quindi spendendo quasi solo quello che ci vuole per la tipografia, le cose non vanno male. Abbiamo già superato in pochi mesi le 30.000 copie. I miei inviati speciali e corrispondenti abitano tutti qui intorno. Il nostro medico fa la rubrica scientifica. Gli amici di mio figlio fanno la pagina dei giovani. E tutti quelli che non possono scrivere un articolo inviano lettere, chiedono, criticano. I'll climb your mountains, I'll plow your fields, I'll pick the apple that your orchard yields. I'll work your factories wherever they may be, in any counter country where a man. Questo è dunque l'altro aspetto fondamentale della società americana. Ciò che ne fa, da tutti i punti di vista, un caso straordinario nel mondo moderno. Mentre cresce la pressione e la forza e l'uniformità dei grandi mezzi di informazione e di opinione, resta forte, e anzi ancora più forte, la comunità locale, il piccolo gruppo unito e legato come ai tempi dei pellegrini, con una sensibilità e una coscienza attesa e attenta che ha le sue radici un po' dappertutto. For my story, I guess I've had my say. It's time this weary traveling man went traveling on his way. To smile and tip your hat if you see me coming around in any town or country, country or town. Now I'll climb your mountain, I'll plow your field, I'll pick the apple that your orchard yields. I'll work your factories wherever they may be. Turn to hymn number
first two and the last verses. Una di queste radici, forse la più salda e omogenea, è di tipo religioso. Sono le chiese come luogo di incontro, di discussione, come centro elementare e democratico della possibilità di esprimersi per ciascuno, vecchio o giovane, colto o incolto. La caratteristica di questi piccoli gruppi, forti, vivi e ben presenti dovunque, quindi centinaia di migliaia di nuclei attivi di vita in comune, di discussione, di prese di posizione in comune, è la partecipazione volontaria, sentita in modo rigoroso da molti. È la coscienza democratica della necessità di discutere insieme ed è, infine, la sicurezza, allo stesso tempo umile e orgogliosa, della parità dei cittadini che si sentono uguali fra loro. E anche che non si lasciano passivamente guidare dalla potenza delle informazioni e delle decisioni. When I was a learner, I sought both night and day. I asked the Lord to help me, and he showed me the Questa civiltà dei piccoli gruppi, delle piccole comunità attive, inquiete, vivaci, partecipanti a qualunque livello alla vita pubblica e ai suoi problemi, è diventata una faccia essenziale dell'America, anche nelle moltissime comunità politiche che sono anzi un fenomeno in crescita. Upon the city wall, and if I am a Christian, I am the leader. Di fronte ai problemi immensi e drammatici del paese più potente del mondo, aumenta il numero degli individui e dei gruppi che sentono il bisogno, quale che sia il loro potere, di dare una risposta personale e morale ai fatti, alle decisioni, alle notizie. Mi chiamo Robert Sherp, ho 29 anni e intendo presentarmi candidato al Congresso per le prossime elezioni. Attualmente sono redattore di politica estera della rivista Rampart di San Francisco. Con molti miei amici non siamo d'accordo su certi aspetti della nostra vita politica e insieme abbiamo pensato che in un regime democratico uno di noi avrebbe dovuto esprimere le opinioni di tutti nel luogo più importante del dibattito politico, il Parlamento. Abbiamo formato un gruppo che si è andato molto estendendo, formato in gran parte di professionisti, giornalisti, assistenti universitari, persone giovani che hanno appena esordito in vari campi della vita professionale. Noi siamo un paese ricco
in certo modo, un paese fortunato, e questo rende il nostro dovere ancora più importante e più urgente. Se ci venite a trovare, se date un'occhiata alla nostra vita, vedrete che ciascuna di queste persone che lavorano con me hanno una bella casa, un'automobile nuova, un lavoro promettente e quasi sempre una bella moglie e dei bambini da concorso fotografico. Allora perché non ce ne stiamo tranquilli sul prato verde della nostra casetta a goderci in santa pace i fine settimana? Perché la vita democratica, con i suoi problemi e i suoi ampi margini di libertà, non ha senso se non è esercitata. Io impegnerò i prossimi mesi di qui a novembre a lavorare con l'aiuto di mia moglie per essere eletto al Congresso. Coloro che sono d'accordo con me e mi sostengono raccoglieranno le offerte, i soldi di cui abbiamo bisogno per la campagna elettorale e organizzeranno incontri e discorsi, prepareranno gli opuscoli e le lettere da inviare al pubblico, si documenteranno sui temi e i problemi che dovremo dibattere. Tutti insieme pensiamo che il dovere più grande di un uomo libero in una società libera è di partecipare, di discutere, di non tacere, di non piegarsi mai al vuoto, alla mancanza di ideali e di propositi, alla rassegnazione. Just a little rain falling all around. The grass lifts its head to the heavenly sound. Just a little rain. L'America dei grandi mezzi di informazione e di opinione ha la sua risposta nell'impegno morale e politico delle piccole comunità. L'America ricca e potente, che ha raggiunto il più alto livello di benessere al mondo, ha ancora in qualche zona il suo drammatico rovescio della medaglia: la povertà, la destituzione, la mancanza di diritti civili, la solitudine, la malattia. Non è un fenomeno di massa, è un drammatico problema di minoranze che pure esiste. E anche qui, di nuovo, come in tutti gli aspetti quotidiani e drammatici, normali e di emergenza della società americana, troviamo, accanto alla grande macchina dell'organizzazione che va avanti con la sua forza, i suoi mezzi e le sue leggi, la risposta delle coscienze, della sensibilità morale e personale di piccoli gruppi volontari. Il gruppo che qui vi mostriamo è composto di poche centinaia di persone. Si chiamano Catholic Workers. Un gruppo volontario nato al tempo della Grande Depressione del 1930 e che ha continuato ad esistere, battendosi sempre contro la povertà. Quel tanto di povertà che sopravvive alla ricchezza. E contro la solitudine che, essi dicono, una società implacabilmente al lavoro per produrre benessere, crea intorno agli uomini, o almeno intorno alla parte meno fortunata di essi. Thank you.
Che cosa possono fare poche centinaia di persone, molte delle quali giovani, in una regione di decine di milioni come New York? Ma questa presenza, questa partecipazione volontaria, senza rassegnazioni di alcuni, accanto alla macchina immensa, ci è sembrato un aspetto così tipico, così necessario per capire l'America, che abbiamo voluto illustrarlo qui, nel discorso sulle opinioni e i centri di formazione delle idee. Mi chiamo Kernack. Ho 28 anni e sono uno dei responsabili di questo gruppo. Noi pubblichiamo un giornale che viene distribuito al costo di un centesimo la copia, in modo da coprire le spese senza guadagnare. Adesso ne tiriamo quasi 100.000 copie. Noi cerchiamo di aiutare chiunque abbia bisogno di noi senza chiedere niente in cambio, neppure la più piccola formalità burocratica. Chi ha fame entra, si siede e divide quello che abbiamo. Chi ha bisogno di parlare, di discutere, ci trova qui per questo. Chi vuole lavorare con noi viene qui e non deve essere accettato da nessuno. Entra, comincia a lavorare e basta. Noi non ci occupiamo di politica. Il nostro è un impegno morale di uomini verso altri uomini. Per questa ragione noi siamo per la pace e contro la guerra. Perché la gente povera è sempre dalla parte della pace. C'è una cosa importante da dire. Questa casa dei Catholic Workers, aperta in una delle zone più squallide e tristi della città, non è un luogo di assistenza di qualcuno che ha di più a favore di qualcuno che ha di meno. Invece è un luogo in cui alcune centinaia di persone si offrono di dividere vita, disagi, povertà e problemi con migliaia di poveri, solo perché credono seriamente e profondamente che si debba fare così, perché questa, un tentativo ingenuo e appassionato di amare davvero il prossimo, è la loro risposta al mondo bene organizzato che vuole soprattutto il conforto, il benessere e la felicità personale. Dorothy Day, oggi ha quasi 70 anni, ha fondato questo gruppo quando era una ragazza appena uscita dall'università. Per noi il problema è la povertà. Vi sembrerà strano pensando che noi siamo un paese tanto ricco, ma proprio per questo a noi è impossibile dimenticare due cose. La prima è che la povertà esiste, continua ad esistere comunque, anche se non è un problema di masse. La seconda è che la società deve avere il suo punto di riferimento più importante nell'uomo, nel valore dell'uomo, la sua vita, la sua coscienza, la sua intelligenza, non le sue ricchezze. In questo senso, noi vogliamo persino rivalutarla, la povertà, in un mondo in cui si dà un'importanza sproporzionata al denaro. Ci deve essere per tutti gli uomini il diritto a non essere poveri, ma ci deve essere per tutti gli uomini anche il diritto a non perdere la vita nell'inseguire disperatamente un unico fine, quello di avere più denaro, trascurando nel frattempo di vivere, cioè di pensare, di amare, di giudicare, di conoscere, di costruire per il bene di tutti. Un simile tipo di programma attira moltissimo i più giovani. Non guardate me, io sono vecchia, ho cominciato questo movimento quando tutta l'America era davvero povera. Vi ricordate della nostra grande crisi degli anni 30, prima di Roosevelt? Ma se io sono invecchiata da allora, non lo sono, direi, i membri di questo nostro movimento del Catholic Workers, che sono in gran parte sotto i 30 anni. Il nostro piccolo gruppo rappresenta bene, a me sembra, certe zone della coscienza e dell'opinione americana. Proprio in un mondo in cui c'è tutto, la gente più sensibile ha diritto di dire che questo tutto non basta. In questi giorni, qui nel nostro gruppo di New York,
Sto leggendo ai miei amici la vita di Papa Giovanni. Per noi Papa Giovanni è un simbolo di paternità ed amore che vogliamo tenere vivo nella coscienza e nel ricordo degli americani. È questo il tipo di testimonianza che noi, poveri e pochi come siamo, cerchiamo di continuare ad offrire. When I was a little boy, my mother said to me, watch the newborn roses grow. Anche qui, presso i Catholic Workers, come in tutti i centri comunitari americani di cui stiamo parlando, la discussione, oltre a lavorare insieme, oltre all'aiuto reciproco, è il centro della vita in comune. Ho trovato me stesso, i pezzi di me stesso discutendo con gli altri e ascoltando gli altri parlare del nostro paese e del mondo, dei suoi problemi, della pace, della guerra, della vita economica, dell'amore, dell'arte e anche di me, dei miei problemi. Qualcuno che discuteva di me, capite? Così ci ha detto uno di loro, un giovane che credeva di essere finito, fallito, solo al mondo. I must be an angel, in heaven I will stay. If you ever need me, I'll hear each word you pray. Now her raindrops fall no more. Will I live to blossom for, or wither into space? Many times I wonder of the clouds above. Is it my dear mother who showers me? Ecco dunque che cos'è la società americana, ha scritto John Dos Passos nel suo ultimo libro. Una enorme spugna che assorbe tutti i sentimenti e gli umori mai prodotti dall'uomo, dai più violenti ai più nobili. Date questi umori, questi sentimenti, queste nostre azioni e comportamenti a uno scienziato attento e vi troverà dentro la storia dell'uomo, passato, presente e futuro. Freight train coming round the bend. Freight train gone again. One of these days turn that train around. Go back to my hometown. Questo scienziato esiste, esperto e attento come voleva Dos Passos. È uno dei più noti studiosi dell'opinione pubblica che si conosca. Si chiama George Gallup, direttore di quell'istituto che avrete sentito tante volte nominare. L'Istituto Gallup per le ricerche di opinione. La gente va, viene, sceglie, decide, produce, lotta, si ama, va al cinema, prende atteggiamenti, acquista abitudini, esprime opinioni, decide per questo o quel cibo, questa o quella vacanza, questo o quell'indumento, questo o quel tipo di carriera e professione, questo o quel tipo di candidato politico, di senatore, di presidente. E George Gallup, nel suo istituto, tiene un conto preciso di tutto questo. Interroga, annota, cataloga, classifica il più grande fenomeno umano che sia stato tenuto mai sotto osservazione. Le domande che George Gallup rivolge nelle sue inchieste vanno dalle più semplici e leggere, o almeno sembrano tali, alle più importanti. Volete la pace o la guerra? Chi volete come prossimo presidente? Siete contenti o scontenti della nostra politica in questo periodo? Down at the end of Bleecker Street, so I can hear old number 9 as she goes rolling by.
by. Freight train, freight train, going so fast. Dottor Gallup, il suo nome è conosciuto da tutti e tutti usano continuamente i dati delle sue famose inchieste sulla pubblica opinione. Ma la gente molte volte si domanda: come fa l'Istituto Gallup a esplorare, indicare o addirittura a predire orientamenti e opinioni di vasti gruppi di popolazione e persino di tutto il paese? Bene, per prima cosa è giusto che vi spieghi come noi lavoriamo. Dunque, noi abbiamo molti intervistatori disseminati in tutte le città di tutti e 50 gli stati che formano il nostro paese. Ognuno di essi ha una sua base di persone da intervistare e che sono state scelte e selezionate con cura in modo da far sì che compongano un gruppo rappresentativo. Ogni intervista occupa circa mezz'ora, deve essere ripetuta in modo abbastanza frequente e deve contenere moltissime domande, molte di più di quelle di cui si sta cercando la risposta. Accanto a queste domande ci sono tutti i dati che sappiamo sugli intervistati: età, studi, occupazione, inclinazioni, preferenze, livello sociale, eccetera. Mettendo insieme molto di questo materiale, noi cominciamo a disporre di cifre che noi chiamiamo stabili, consolidate. Cioè cominciamo a fidarci di questi dati. Come facciamo a sapere di avere raggiunto una zona relativamente centrale e attendibile dell'opinione pubblica che vogliamo esplorare? A questo punto ci aiutano i calcolatori. Noi impostiamo nel calcolatore tutta la massa di materiale raccolto e chiediamo al calcolatore di dirci se disponiamo di una base abbastanza equilibrata e completa di dati integrati: quanti uomini, quante donne, quali gruppi di età, quale rapporto fra città e campagna, fra alti, bassi e medi livelli sociali, fra gruppi etnici e qualità culturali. Dottor Gallup, nel mondo scientifico si dice spesso che una condizione fondamentale di qualunque esperimento è che l'osservatore non disturbi il fenomeno osservato. Nel caso delle ricerche di opinione, come fate a essere sicuri che la tecnica delle domande, delle interviste, non produce con il suo stesso rituale risposte alterate rispetto al pensiero reale della gente? Questo per noi è uno dei problemi più importanti. Il fatto è anche più complesso. Cioè, può darsi che l'intervista modifichi il pensiero di chi è intervistato, ma può darsi anche che il risultato dell'intervista, una volta risaputo, modifichi il comportamento della gente, che il pensiero di alcuni cambi il pensiero di altri. Eppure, deve credermi, non succedono né l'uno né l'altro di questi fatti e noi, con tutti i nostri controlli, abbiamo montagne di prove. Questo fenomeno si può studiare benissimo nelle elezioni politiche, per esempio. Supponiamo che nel bel mezzo della campagna elettorale l'Istituto Gallup annunci, come infatti è avvenuto, che Johnson sta conquistando molte più simpatie del suo rivale Goldwater. Allora lei dice: c'è la possibilità che a causa di questo annuncio molta gente indecisa si decida a favore del probabile vincente. Noi abbiamo misurato con cura l'episodio che le sto citando e posso dire con sicurezza che questo sgretolamento di opinione non si verifica, non nelle grandi cifre almeno. Johnson cioè era molto avanti rispetto a Goldwater, ma non ha affatto migliorato dopo i risultati del sondaggio. Il fatto che lei dice avviene invece abbondantemente in fatto di gusti e di preferenze estetiche. La moda si basa su un istinto gregario. E se lei sente dire che una certa cosa è approvata dal gusto di moltissima gente, è più probabile che lei stesso voglia avere quella cosa. Dottor Gallup, lei pensa che il modo di formulare una domanda o di proporre alla gente un'alternativa possa influenzare la risposta? Lei pensa che variando il tipo di domanda possa variare anche il tipo di risposta? Questa mi pare una buona domanda. Infatti, il modo in cui si esplora l'opinione della gente è essenziale quanto il modo in cui la gente risponde. Per esempio, se lei pone questa alternativa: volete la resa totale o la vittoria totale nel sud-est asiatico? È molto probabile che la maggioranza della gente vi risponderà la vittoria. Ma se invece l'alternativa che offrite è fra la pace e la guerra, è probabile che il numero di coloro che vogliono la pace salga di molto. Per questa ragione, noi stiamo bene attenti a circondare l'argomento che vogliamo affrontare con una rete fitta di molte altre domande, laterali, secondarie, dirette o indirette, in modo da consentire all'interessato di esprimersi attraverso linee diverse e a noi di esplorare le possibili contraddizioni. Dottor Gallup, come vengono distribuite e usate le notizie diffuse dal suo istituto? L'istituto esiste da 30 anni e ha ormai un considerevole prestigio. Noi emettiamo un bollettino con i risultati di ricerche d'opinione da noi effettuate circa 3 volte la settimana e i nostri dati vengono regolarmente pubblicati da circa 100 giornali. Ora qui ci sono 2 problemi.
Il primo è che i giornali pubblicano solo l'estratto essenziale delle nostre ricerche. Il secondo è che può accadere che un dato o l'altro, presi separatamente, vengano usati fuori contesto per interessi di parte o politici o per provare affrettatamente una tesi. Per questa ragione noi abbiamo trovato una formula breve ma completa con l'indicazione di quanti più dati è possibile, in modo da rendere difficile un distorcimento del significato puro e semplice delle nostre esplorazioni nelle opinioni della gente. Ma la sorpresa più grande, più affascinante per noi, anche dopo 30 anni di questo mestiere, è proprio quel fatto unico, misterioso, imprevedibile che noi cerchiamo sempre di catturare: il pensiero della gente, l'opinione e la persuasione comune sui grandi fatti del mondo. As the band played on, John Lindsay became the 103rd mayor of New York City. Ma ecco un aspetto curioso e importante della vita americana. La ricerca sulle opinioni della gente diventa spettacolo. Queste immagini le abbiamo filmate a New York dallo schermo di un televisore, la sera in cui si tentava per la prima volta un esperimento detto feedback, ossia informazioni di ritorno. Si compivano in quei giorni i primi 3 mesi di governo di John Lindsay come sindaco di New York, il primo sindaco repubblicano in un lungo periodo di tempo. La televisione dapprima mostrava una serie di immagini e di aspetti dell'attività di Lindsay come sindaco: il suo discorso inaugurale, il modo in cui aveva affrontato e risolto il primo grande problema della sua amministrazione, quello dello sciopero di tutti i mezzi pubblici di trasporto. Poi il presentatore propone al pubblico una serie di domande come queste. Domanda numero 1. Siete in favore o contro un aumento delle tasse sulle vendite nella città di New York? Domanda numero 2. Se il sindaco decide di aumentare la tassa sui vostri guadagni, siete per lui o contro di lui? Domanda numero 3. Accettereste un aumento delle tasse sui fabbricati? Domanda numero 4. Se è necessario aumentare il costo del biglietto sulla ferrovia metropolitana e sugli autobus, siete d'accordo o no? Domanda numero 5. Qual è il vostro mezzo preferito per risolvere i problemi economici della città di New York? Infine, il sindaco stesso, John Lindsay, appare sullo schermo e spiega il suo punto di vista, le sue difficoltà e le sue intenzioni ai cittadini che intendono rispondere ai quesiti proposti dal programma. Centinaia di migliaia di persone hanno inviato le loro risposte e opinioni. Nell'esempio che vi abbiamo presentato, il pubblico di New York si pronunciò per 3-1 a favore del sindaco. Questi dunque sono alcuni aspetti di quel vasto fenomeno che è l'opinione pubblica in America, a livello dei grandi mezzi di comunicazione e nell'ambito dei piccoli gruppi, in alto e in basso, dove c'è potenza e dove c'è impegno personale e volontario. Questo fitto dialogo, questo incrocio senza fine di tante voci a tanti livelli, questa partecipazione dei cittadini alla formazione del proprio destino, per quanto è possibile nelle circostanze storiche in cui vivono, ci è sembrata la caratteristica più importante, la natura stessa del grande e complicato paese di cui stiamo tentando un ritratto. This land is your land, this land is my land, from California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me. I roamed and I rambled and I followed my footsteps to the sparkling her diamond deserts, and all around me a voice was singing, this land was made for you and me. This land is your land, this land is my land, from California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me. I saw above me that endless skyway, I saw below me those golden valleys, this land was made for you and me. This land is your land, this land is my land, from California to the New York Island.
from the redwood forest to the Gulf Stream waters. This land was made for you and me. As the sun was shining and I was strolling, and the wheat fields waving and the dust clouds rolling, as the fog was lifting, a voice was saying, this land was made for you and me. This land is your land, this land is my land, from California to the New York Island, from the redwood forest to the Gulf Stream waters. This land was made for you and me. This land was made for you.